Ciao a tutti amici. Allora, questa mattina, tanto per cambiare, piove un'altra volta. Quindi faremo un video sui pulcini che mi sono nati. Praticamente ho pulcini, non so se avete visto il video precedente, ho dei pulcini che ormai sono già pulcinotti di un mese, dove ho Cemani, Amarok, c'è rimasta una bionda piemontese, un Livorno Argento e magari se mi dimentico qualcosa dopo ve lo dico. Poi nei pulcini che avranno circa 10 giorni, 8-10 giorni, ho Oliver Egger, Marans, poi Valdarno, Lachenfelder, e un collo nudo, non mi sembra. Ah, e i Bantam, e i Bantam. Benissimo. Allora, prima di procedere, diciamo, con la visione dei pulcini, vi volevo dire a tutti, anche quelli che non sono ancora iscritti al mio canale, che è la prima volta che si sono imbattuti in questo video, iscrivetevi, andate a vedere anche i video vecchi che ho fatto, dove praticamente ho un po' di tutto, dalle galline all'orto, alla frutta, al frutteto, oliveto, insomma, quasi tutto quello che riguarda la vita di campagna. Benissimo. Ah, dimenticavo, chi invece mi conosce però non si è ancora iscritto, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, in modo che almeno siete sempre aggiornati su tutti i video che farò d'ora in avanti. Benissimo, andiamo avanti con il video. Eccoci qua, abbiamo un bellissimo esemplare di Amarok che vuole ritornare nella sua gabbietta insieme ai suoi fratelli. Aspettate, eccolo qua. Guardate che bello. Inizia già a formarsi il piumaggio per bene, si iniziano già a vedere tutti i suoi, le sue caratteristiche. È già un bel pulcinotto e che dire? Sta cambiando, se vedete qua in testa, praticamente le vecchie piume, sta mettendo quelle nuove e nulla, è veramente bello. Questo è Amarok. Adesso andiamo a farvi vedere, guardiamo cosa. Eccolo qua. Proseguiamo con questo. È un cemano molto ribelle. Eccolo qua, guardate che spettacolo. Tieni, piccolino, vieni, allora, mangia qua. Guarda, c'è da mangiare, vieni, guarda. Ti va? E anche lui, come vedete, preferisce stare insieme ai suoi fratellini. Allora, che salto! Allora, ora vi faccio vedere gli altri. Allora, poi cosa abbiamo? Fate un buon argento. Ecco qua il Livorno Argento. Non si vogliono far inquadrare, ragazzi, sono proprio così stamattina. Eccolo qua, guardate che splendore. Sta anche lui iniziando a cambiare il piumaggio. Questo qua diventerà una bellissima o bellissimo o un bel gallo o una bella gallina. Vedremo tra poco. Ecco qua. E per ultima la bionda piemontese. Allora, io adesso non mi azzardo, però se notate ha già una bella crestina e mi dà l'impressione, magari mi sbaglio, che sia un gallo, perché guardate già le zampe come sono più grosse. O è la razza, è la prima volta che la faccio questa razza. O è la razza o è proprio un gallo. Perché guardate, c'ha i bargigli a un mese e che cresta. È strepitosa, ci mancano gli speroni e poi è un mini galletto. Ok, adesso. Adesso procediamo con i Marans.
ho una cosa spettacolare da farvi vedere dei Marans, che sono veramente difficili da avere. I Marans bianchi, eccoli qua. Hanno una settimana, 10 giorni. Ecco, ha fatto anche il servizio, puliamo. E sono veramente uno spettacolo. Poi ho anche i Marans di blu. Ora ve lo prendo. Allora, se riesco, eh. Eccolo qua. Questo potrebbe essere un Marans blu oppure argento. Adesso la particolarità che si riesce a notare è che hanno qualche piumetta sulle zampette, non so se vedete. Poca, eccole qua. Benissimo. Allora, questi li rimettiamo insieme ai loro fratelli e sorelle. Andiamo. Si vola. Benissimo. Poi vi faccio vedere. Questo di sicuro è un Oliver Egger. Se vedete, ha anche il baffetto qua di Araucana. È strepitoso. Questo baffetto è davvero pronunciato in una maniera eccezionale. Per fare l'Oliver Egg ho messo il gallo Marans e poi ho messo la gallina Araucana. Questa qui, quando crescerà, se è una gallina, farà l'uovo verde. Andiamo a vedere poi, vi faccio vedere i pulcini Lackenfelder. Eccoli qua. È la prima volta che li faccio, i Lackenfelder. Per cui non so ancora di preciso, però guardate che già che spettacolo. Poi cambierà colore sicuramente, perché è metà bianco e metà nero. Sono proprio belli. Anche loro stanno iniziando a mettere le piume, però c'è ancora tempo, c'hanno ancora tutti i pelucchi qui. Benissimo. Adesso andiamo con... Cosa abbiamo? Ah, i Bantam, vi faccio vedere i Bantam, se riesco a prenderli, che sono piccolini. Ecco qua, un Bantam e due Bantam. Eccoli qua. Eccoli qua, questi sono due Bantam. Eccoli qua. Vieni, vieni anche te. Eccoli qua, sono due piccoli Bantam. Se poi volete sapere qualche dettaglio in più sul Bantam, vi lascio il link in descrizione sulla razza, ho fatto un video. Inoltre ho pubblicato nel video del ringraziamento dei 1000 iscritti. Adesso ho la fortuna di avere la chioccia Bantam con le sue uova. Ha fatto tutto da sola, quindi ha le sue uova e le sta covando adesso. Ok, poi vi faccio vedere, aspettate, cosa mi è rimasto qua da farvi vedere. Ah, i livornesi li avevo già fatti vedere in altri video. Ah, qui abbiamo i Valdarno. Prendiamo il Valdarno, che potrebbe essere questo. Valdarno. Questo non è un Valdarno. Facciamo vedere qua il muro. Allora, abbiamo il collo nudo, che non è una razza ornamentale, comunque è stupenda. E questo invece, questo qui, eccolo qua, vieni, fatti vedere. Non aver paura, vieni. Allora, vieni, vieni, vieni. Tanto il collo nudo ci ha fatto un regalino.
Eccolo qua, il giovane Valdarno. Anche lui, o lei, non lo so ancora, è stupendo. Gallo Valdarno e Gallina Valdarno sono veramente fantastici. Sono neri con le orecchie bianche, tarsi, cioè i bargigli e cresta rossa. Molto belli. Ok. Allora, che dire? Mi sembra di avervi fatto vedere tutto. Quindi, se vi è piaciuto questo video, qua abbiamo l'incubatrice che sta andando con uova araucana, Marans, Oliver Egger, c'è un po' di tutto, insomma, delle mie uova. Per cui, che dirvi? Se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale, come vi ho detto prima, e niente, ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti!